Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuto a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa super puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo delle tecniche, un paio di tecniche da usare per stimare la coerenza e la plausibilità di una favola di Harvey Schiffy. Le coerenze sono le scelte ragionevolmente fatte dal protagonista o coprotagonisti rispetto al modo in cui sono stati presentati, in assenza di colpi di scena anticipati da indizi palindromi. La plausibilità sono gli eventi che accadono nella favola in relazione al mondo inizialmente dichiarato dall'autore. Le due tecniche di cui oggi discuteremo puntano tutte sullo spirito critico e sulla conoscenza della frontiera tecnologica, a cui fare delle estrapolazioni di un paio di passi oltre la frontiera, ma non oltre, altrimenti le previsioni tecnologiche potrebbero essere delle cagate tecnologiche fuori dal vaso, trasformando così la favola di fantascienza da Harvey Schiffy a fantascienza di lungo periodo, ossia fantasy con tecnologia, oppure fantasy oppure fantascienza di lungo periodo con appunto tecnologia black box. Prima tecnica da usare è la costruzione di un albero della favola che mira ad alcuni obiettivi ed è soggetta a limiti e vincoli. Prendete un foglio di carta e ruotatelo lateralmente scrivendo in larghezza e non in lunghezza. In alto al foglio scrivete di rosso gli eventi che non volete che accadano nella favola, ad esempio morte del personaggio principale. In basso scrivete i vincoli fisici del mondo in cui il protagonista opera, vincoli tecnologici, politici, demografici, ambientali, sociali, legali, cioè il pester, che volete che appunto questi limiti non siano violati. Poi iniziate a sviluppare la favola in orizzontale, da sinistra verso destra per sequenze, creando biforcazioni e varianti di favola. Cosa potrebbe accadere a seconda di diverse varie scelte ed altrettante reazioni degli antagonisti quanto eventi che possono accadere. Se giungete ad un punto in cui il protagonista muore, in rosso ad esempio, ed ovviamente non volete che nella favola questo accada, evidenziate il sentiero con l'evidenziatore rosso in modo da poter ignorare tale tipo di sentiero quando andrete a scegliere quale favola accogliere. Fine del processo di costruzione dell'albero otterrete una mappa di possibili plausibili favole che contempleranno diverse trame, ossia variegati sentieri in cui voi vi limiterete ad amputare tutti i rami che conducono dove non volete che la favola vada. I restanti sentieri permetteranno ai protagonisti o coprotagonisti di non violare i limiti e di avvicinarsi ai propri obiettivi ed evitare eventi inattesi nella favola, avendo assemblato in modo coerente scelte d'azioni dentro un contesto plausibile. Scegliete poi il sentiero che vi piace di più ed usatelo come favola, che poi dovrete ovviamente convertire in intreccio. Vi rinvio al podcast Dall'idea alla favola di Harvey Schiffy, il link lo trovate in descrizione. Seconda tecnica è molto più complessa. Usate la tecnica dell'utente futuro e della stima del mercato potenziale. Intorno agli anni 60 questa tecnica dell'utente futuro era un largo uso presso la Philips, Hewlett Packard, Bell, quanto in molte altre aziende produttrici di elettrodomestici. Gli ingegneri del reparto di ricerca e sviluppo erano stati incoraggiati ad usarla per aiutare i responsabili dei progetti, che spesso non era un ingegnere, ma un finanziario, ed aveva l'onere appunto di valutare il brevetto ed il prototipo che era stato assemblato dal reparto di ricerca e sviluppo. Quindi il finanziario doveva valutare se l'oggetto avrebbe potuto avere un mercato oppure no, a prescindere dall'idea dell'ingegnere che lo aveva costruito per risolvere un dato problema. Facciamo un esempio concreto, una specie di retrospettiva, per capirci al volo in cosa consiste la tecnica dell'utente futuro e della valutazione del mercato potenziale. Immaginate che voi siate un ingegnere del reparto di ricerca e sviluppo, immaginate che lavoriate in una grandissima ditta di elettrodomestici ed immaginiamo che abbiate inventato la cassetta. Tale oggetto ancora non è noto al mondo perché siamo tra il 1961 e il 1962.
la cassetta ed è fatto la miniaturizzazione dei nastri magnetici. Tali oggetti sono già, nel 1960, largamente usati nell'informatica dalle grandi aziende, dai militari, dalle università e pochissimo altro. Ovviamente lo spazio disponibile sulle cassette è molto più piccolo dei grandi nastri magnetici, ma il dispositivo a voi pare molto pratico e molto più ridotto dei voluminosi nastri magnetici. È facile produrlo e costerebbe poco produrlo in larga quantità. Immaginate che voi abbiate preso carta e penna ed abbiate relazionato la vostra invenzione al responsabile dei progetti. Tecnologia. Inserimento: il dispositivo registra la voce umana, la cassetta è l'unità di memorizzazione e si inserisce la cassetta in un registratore, premendo un tasto che solleva una molla e fa alzare un piccolo telaietto in cui ad incasso e per scivolamento l'utente inserisce la cassetta. Facendo una leggera pressione il telaietto metallico e plastico si chiude e la cassetta si incastra tra i due piccoli rotori, mentre il nastro magnetico scivola tra le due testine che sono ritratte e permettono l'inserimento istantaneo del piccolo nastro. Ripremendo lo stesso tasto si ha di nuovo l'iniezione meccanica ed è possibile estrarre e sostituire la cassetta con un semplice gesto da parte dell'utente. Alimentazione. Il registratore deve essere connesso alla rete elettrica tramite spina elettrica. Un alimentatore con riduzione di voltaggio alimenta il piccolo motore elettrico quanto la testina ed il piccolo amplificatore ed una cassa acustica. In alternativa, il dispositivo può funzionare anche con alcune pile chimiche, rendendo il dispositivo portatile e molto più leggero dei comuni e già diffusi registratori a valvole e nastro. Funzionamento. Quando la cassetta è inserita nel mangianastro e il suo telaietto è stato chiuso, se l'utente sposta la leva centrale sul play, il dispositivo amplifica la registrazione da un segnale analogico e lo canalizza passando da un piccolo amplificatore audio. Se il segnale elettrico poi giunge ad una cassa da cui esce il suono. L'utente può alzare il volume della cassa potenziando il segnale di qualche decibel. Spostando la levetta centrale in posizione stop, il motore elettrico di destra che trascina il nastro si ferma. Spostando la levetta centrale sul tasto fast forward, il motore elettrico di destra ruota molto velocemente, il piccolo rotore di destra appunto trascina il nastro molto più avanti, mentre un attimo prima che si avvii il motore elettrico del rotore di destra, la testina meccanica si distanzia dal nastro, il nastro così avanza molto più veloce senza incontrare alcuna resistenza. Non è presente il tasto riavvolgimento, questa funzione può però essere svolta estraendo la cassetta e ruotandola e reinserendola. Nei modelli di registratori con un prezzo più elevato si potrebbe pensare a mettere due motorini elettrici ed un tasto di riavvolgimento veloce, liberando l'utente dalla complicata procedura. Per la registrazione della voce umana o della musica occorre collegare il microfono esterno dotato di filo nell'apposito spinotto, che è un'entrata a bassa tensione che è alimentata dal circuito stampato dell'apparecchio e che mette sotto tensione anche il microfono. È possibile registrare tutti i rumori e le voci e i suoni dell'ambiente entro alcuni decibel se lontani, oppure a basso decibel se vicini al microfono. L'utente deve premere il tasto REC e spostare il selettore su play per effettuare la registrazione. Per l'ottimizzazione della registrazione e la soppressione al minimo del rumore di fondo è opportuno selezionare il volume al minimo in modo tale che poi successivamente in sede di ascolto successivamente dalla cassetta sia possibile amplificare il relativo segnale. Dunque, questo è il registratore a nastro, è di un prodotto già conosciuto sul mercato, quindi il registratore a cassetta è un prodotto identico per le funzionalità, quindi è il registratore a nastro, ma il registratore a cassetta è più compatto, più leggero, può funzionare anche con batterie chimiche, a differenza dei voluminosi registratori a nastro che usano valvole termoioniche e circuiti stampati molto pesanti con componenti elettrici molto pesanti. Inoltre i nastri sono molto pratici, è possibile conservarli, prendono poco volume, sono molto robusti anche se cadono in terra, la durata di archiviazione varia da 30 a 90 minuti circa, non oltre, altrimenti lo sforzo del motorino elettrico a trascinare il nastro è troppo elevato. Il nastro magnetico può essere magnetizzato più volte permettendo nuove registrazioni. Potenzialità tecniche future.
1. Il dispositivo registratore, se collegato a una linea telefonica, può permettere di registrare il segnale elettrico della telefonata. Quindi il dispositivo può essere venduto a polizia, servizi segreti, autorità e quant'altro, per una gestione più pratica delle intercettazioni rispetto all'uso dei nastri magnetici, essendo il dispositivo del registratore a cassetta molto più portatile, leggero e pratico nel suo uso. 2. Il suo uso può tornare comodo alla scuola, all'università, quanto all'uso medico, in giornalismo e ovunque sia necessaria o possa essere richiesta o utile una registrazione vocale o del sonoro. 3. Se tale dispositivo si connettesse ad una radio, sarebbe possibile usarlo per distribuire gratuitamente musica ed altri contenuti radiofonici, permettendo però agli utenti di archiviare il contenuto. 4. Il dispositivo non è dotato di un microfono in bundle nel telaio, quindi può essere venduto anche come semplice riproduttore e non come registratore. 5. Il dispositivo potrebbe in futuro essere connesso ad una radio, un telefono, un computer, una fonte video. Ecco, si avrebbero a creare nuovi beni di consumo sui quali però per definire nuovi standard è necessario investire programmi di ricerca applicata specifici. Ecco, questo sarebbe più o meno il racconto molto tecnico nella dimensione tecnologica del nuovo dispositivo che sarebbe stato redatto dall'ingegnere e passato al manager della divisione ricerca e sviluppo assieme ad una foto dell'oggetto. Il manager avrebbe potuto recarsi in laboratorio a visionare di persona il prototipo oppure avrebbe potuto leggerne la relazione. Il manager avrebbe poi espanso una relazione tecnica arida e molto limitata per valutare il mercato potenziale. Dimensione politica. La creazione di nuovi beni di consumo è incentivata dalle direttive politiche per allargare i consumi e benessere. Inoltre, il dispositivo sarà sicuramente ben accolto in favore dei servizi della sicurezza, polizia, militare, autorità in quanto e ovunque sia utile registrare la voce umana per innumerevoli ragioni di sicurezza nazionale. Dimensione economica. Il brevetto proposto dall'ingegnere non ha un bene simile sul mercato, il prodotto sarebbe nuovo, anche se de facto è una modifica dei registratori a valvole, dotati però di volumi molto superiori e di pesi ingombranti, con nastri magnetici veramente scomodi da utilizzare. I registratori sono beni già presenti sul mercato, noti nell'informatica, nella difesa, nelle università e nelle grandi aziende. Ma il prezzo, diciamo, al pubblico, ne ha ridotto la diffusione. Il bene è una miglioria di tipo incrementale, in quanto la maneggevolezza della cassetta, la sua compattezza, grande robustezza, mette decisamente fuori mercato tutti i registratori a nastro, con un circuito stampato più semplice e compatto all'interno del registratore. Il nuovo bene ha potenziali riflessi nel mondo della distribuzione della musica, in quanto la cassetta è più pratica dei dischi di vinile a 33-45 giri. Il dispositivo di lettura e riproduzione potrebbe facilmente sostituire i mangiadischi per le auto. Gli utenti potenziali di tale bene di consumo possono essere espansi a tutto il genere umano sulla Terra con gli unici vincoli: i paesi che hanno una rete elettrica o un'auto, oppure danari per comprarsi pile chimiche portatili per alimentare i registratori. I volumi di produzione e dei ricavi sarebbero smisurati. È economicamente utile dare in licenza la produzione del nuovo bene di consumo per incassare royalties, stringendo partnership con altre aziende per aumentare la diffusione del bene di consumo ed incamerare facili ed elevati ricavi accessori provenienti da royalties che saranno molto elevati per 60 anni, ossia per tutta la durata del brevetto. I costi di produzione delle unità di memorizzazione, diciamo, e quanto di riproduzione del suono sarebbero, diciamo, ridotti o comunque molto esigui per quanto riguarda le cassette, dato che queste ultime sono composte essenzialmente da componenti in plastica e un nastro magnetico che può essere facilmente prodotto e facilmente installato meccanicamente da impianti di produzione automatici. Confrontare i dati dei grafici con la tabella con le stime dei costi di produzione per i livelli di produzione. Impatto sociale ed ambientale. Nel 1960, ecco, la variabile ambientale non era considerata, se non come un'espansione della dimensione tecnica intesa come temperatura ed umidità di funzionamento per un prodotto, in quanto il climate change ancora non era noto e IPCC non era stato fondato. Sarebbe
Sempre nel 1960 la variabile sociale non la si considerava, ed era solitamente inserita dentro l'aspetto economico, in cui in questa dimensione, per una valutazione del mercato potenziale di prodotto, di solito si faceva un'analisi microeconomica, per un prodotto appunto, che stimasse il totale del mercato potenziale, dando una stima della cubatura del fatturato per anno previsto in rapporto alla curva di ciclo di vita di prodotto e suo tasso di rinnovo, in assenza ovviamente di rimozione del consumo. Dimensione legale. La normativa americana non pone attualmente vincoli alla registrazione della voce umana, c'è però da considerare il riflesso del dispositivo nella sfera giuridica del diritto d'autore, che ne sarebbe leso in quanto anche la registrazione di una riproduzione dal vivo di un brano musicale in pubblico implica il pagamento di un diritto d'autore per la riproduzione all'orchestra e dal musicista che ne interpreta lo spartito di pubblico dominio. I lobby musicali e gli artisti potrebbero non essere felici nell'introduzione di un dispositivo portatile che registrasse suoni e voci, dato che verrebbe a mancare una parte dei ricavi per il riascolto delle emissioni sottratte da concerti, dato che gli utenti potrebbero archiviare i suoni. Per ridurre l'opposizione legale delle major musicali è utile ridurre la qualità dell'audio di registrazione, non installare nel registratore un microfono in bando, in modo da mutare l'utilizzo del bene da diffusore di musica e voce e suoni, invece che registratore di audio. Il registratore di audio potrebbe essere, diciamo, declinato in un nuovo tipo di prodotto più costoso, con la presenza di prese per microfono, e quindi rendere opzionale poi successivamente sul secondo tipo di prodotto l'acquisto separato del microfono. Nel mercato musicale il nuovo dispositivo sarebbe sicuramente gradito all'industria musicale, il dispositivo di archiviazione delle cassette, in quanto potrebbe aumentare i volumi delle vendite a causa della sua praticità, ridotto spazio, e quindi potrebbe attualmente assorbire tutto il volume dei 33-45 giri che oggi sono bene attualmente diffusi. Ecco, se il registratore venisse unito ad un dispositivo ricevente di onde elettromagnetiche per la riproduzione e registrazione di eventi dalla radio, il bene di consumo potrebbe stentare a diffondersi in alcuni paesi dell'Europa, dove il business radiofonico non è ancora sviluppato come negli USA. Si stima però che dopo il 1960 la diffusione di tali potenziali dispositivi, se venissero prodotti e se fossero, diciamo, largamente accolti presso il mercato americano, di sicuro comporterà successivamente anche l'estensione del dispositivo, quello che poi dritto tra noi diventerà lo stereo, anche nel mercato oltreoceano, dove il nuovo prodotto causerebbe modifiche radicali sulle norme rigide che invece regolano le emissioni radiofoniche nel 1960. Ecco, dopo questo lungo pippone immaginario centrato sulla retrospettiva dell'impatto della cassetta e del registratore, che fu introdotto dal 1962, il cui uso rimase radicato su tutto il pianeta Terra per 30 anni sino all'avvento dei CD-ROM nel 1990 circa. Ecco, avete capito che un buon punto di partenza per scrivere un racconto è la conoscenza della frontiera della tecnica e della tecnologia. Un oggetto nelle sue funzionalità a cui si aggiunge una narrazione arida e sintetica che ne spiega interamente il funzionamento tecnico. Per espandere l'arida narrazione tecnica dovete aggiungere componenti nella dimensione pestel. In tal modo avrete uno scenario Ardisci Fi, non vi resterà che aggiungere un protagonista, un antagonista, compilando la scheda personaggi. Ecco, vi rinvio al podcast la caratterizzazione dei personaggi. La scheda personaggi, il link lo trovate in descrizione. Poi potete costruire una storia, vi rinvio al podcast Dall'idea alla favola di fantascienza, il link lo trovate in descrizione. Ok, questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.